con Francesco Toto del Real Stella, decisamente il migliore in campo dei suoi, hai segnato degli splendidi gol, la tua squadra ha cercato di fare il massimo in questa partita, ma si vede che comunque dovete ancora abituarvi a questo tipo di sport. Sì, è una squadra creata al momento, all'ultimo giorno di mercato e siamo stati tutti amici raccolti. E ora dobbiamo affrettare soltanto a raggrupparci per fare bene alle prossime partite. L'impressione è che comunque avete delle qualità sicuramente interessanti, dovete trovare ovviamente un po' di amalgama, soprattutto cercare di capire e di interpretare meglio la fase difensiva, perché dal punto di vista offensivo dimostrate di essere molto pericolosi. Certo, abbiamo anche un mister appena arrivato e non è facile anche per lui perché è il primo anno che allena e quindi dobbiamo cercare più che altro di fare gruppo e cercare di fare il meglio possibile. Siamo con Nicolò Pignatiello che ha giocato una buona partita soprattutto nel secondo tempo, tante parate, una sfida che sulla carta sicuramente si presentava nettamente favorevole per voi, avete dimostrato comunque i favori del pronostico giocando un buon calcio. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, poi naturalmente c'è stato un calo di concentrazione all'inizio del secondo tempo, però diciamo siamo riusciti a tenere sempre in pugno la gara, gli avversari sì sono stati bravi ma comunque hanno giocato nella nostra, quando abbiamo... c'è stata una mancanza di concentrazione da parte nostra. Nel secondo tempo sei stato chiamato a tanti difficili interventi, hai risposto molte volte presente, insomma una prestazione anche da parte tua sicuramente positiva, questo ti dà fiducia e dà fiducia anche a tutta la squadra per poter cercare di vincere il campionato, è questo il vostro obiettivo? Sì, ormai siamo partiti, vogliamo fare un buon campionato, stiamo un po' sorprendendo tutti perché era contro ogni pronostico, 5 vittorie consecutive. Ci aspetta comunque ancora un lungo campionato e vedremo, affrontiamo partita dopo partita, ma adesso non ci piace dire che abbiamo i favori del pronostico, però ci sono tante altre buone squadre, però noi cercheremo di fare meglio.